matricole, perciò non vanno per il sottile con la storia e la geografia. La disfida di Barletta quest'anno si svolge a Catania. Tornei all'arma bianca, perché diremmo in latino matricolato, si non sunt blanche feriscum todorato. Sfila il corteo sotto l'orazione di un rettore magnifico, soprattutto perché fuori corso da un pezzo. Federico II e i suoi baroni vanno a sentirsi gli stornelli che il clericus canterà pizzicando il suo liuto, mentre il buffone va cercando di pizzicare qualche cosa di più sostanziale. Finché, su parere dell'astrologo, il clericus sarà imberrettato dall'imperatrice, che è davvero una rosa fresca o lentissima, quando però non abbia fumato trinciato forte. Notte, l'ora delle stelle, che infatti brillano sulla ribalta del Teatro San Giorgio. A parte la prima ballerina, sono sette, come le stelle dell'orsa, ma l'orsa maggiore è senza dubbio la soubrette. Quando cantano paiono raddoppiare i contrabbassi dell'orchestra. Tutte brave sono, anche se non sono tutte artiste della stessa statura. Se la diva eccede, viene subito rimessa a posto. Purtroppo tutte le dive hanno la smania di strafare.